Bambini, mamme e insegnanti in piazza per dire no alla chiusura della scuola elementare di Fiano. Un centinaio di persone ieri pomeriggio ha manifestato per le strade di Nocera Inferiore. In prima fila un bambino con in mano un cartello con su scritto "La buona politica investe sulla scuola di periferia perché sa che così crea la città del futuro". Il corteo, partito da Piazza De Santis, è arrivato davanti al municipio. In prima linea, insieme ai bambini e ai genitori, la presidente del consiglio di circolo, Patrizia Lamberti. I genitori della Sant'Anna chiedono che la giunta sospenda la delibera che chiude e sopprime la scuola di Fiano in attesa delle nuove iscrizioni di gennaio. Bambini che perderanno una scuola che è un presidio di legalità, la Sant'Anna. Avevano l'opportunità di poter stare insieme di pomeriggio, di fare tante cose. Adesso dovranno cambiare scuola, dovranno cambiare insegnanti. La mattina avranno il problema come andare perché sappiamo, non so se conoscete Sant'Anna, ma non ci sono neppure marciapiedi da Sant'Anna per arrivare a San Mauro, non c'è il pulmino, insomma. Si poteva riflettere meglio, forse. Oppure aspettare perché lì c'è il presidente del comitato di quartiere di Sant'Anna e avevano fatto una proposta al sindaco, cioè di aspettare le iscrizioni nuove. E magari si raggiungevano dei numeri accettabili per poter far sopravvivere un altro anno. Vogliamo la revoca della delibera per la soppressione della scuola e noi abbiamo detto che ci saranno nuove iscrizioni, gli abbiamo detto che la scuola è cultura e le periferie non vanno sottovalutate ma vanno rivalutate per rivalutare la città di Nocera, perché noi siamo in periferia ma non è detto che non apparteniamo alla città di Nocera e al centro. Quindi attendere almeno le nuove iscrizioni di settembre. Attendere a gennaio e diciamo di rimandare un po' la cosa. Voglio sottolineare che la nostra protesta nasce dal fatto di non essere stati in qualche modo sentiti prima. Era stata istituita una consulta per ascoltare anche il territorio insieme ai genitori sulle scelte da farsi per il futuro nell'anno scolastico. Questa consulta non è stata mai convocata, ma la Giunta Comunale ha comunque deciso, anche non rispettando il parere di alcuni dirigenti, anzi di tutti gli altri dirigenti scolastici presenti sul territorio, di aspettare un anno durante il quale ci sarebbe stata occasione per confrontarsi e trovare una soluzione condivisa che non andasse a colpire mischiando e pescando nella massa un singolo plesso, ma che in qualche modo coinvolgesse tutte le strutture che avevano numeri residui, numeri ristretti rispetto alla normativa vigente.